Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blu Rete News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra Juncker vede progressi. Spread una settimana per tirare il fiato. Italia Goldman Sachs, rischio recessione nel 2019. Banche, obbligazioni subordinate tra rischio e occasione. Risparmio gestito, il 20% dell'utile è nelle commissioni. Banca Generali rotta verso gli 80 miliardi. Dopo tante tensioni e tempo di aperture, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha detto che l'esecutivo UE sta facendo progressi nei colloqui con l'Italia sulla manovra. Non siamo in guerra con l'Italia, è stato il commento di Juncker nel corso dell'ultima conferenza stampa al G20 di Buenos Aires. Parole che arrivano dopo che la Commissione ha spiegato che la bozza della legge di bilancio 2019 viola le norme fiscali europee e non produrrà un calo del debito come richiesto. L'Italia però starebbe trattando su una riduzione del deficit PIL tra l'1,9% e il 2%, secondo quanto riferito ad alcuni quotidiani dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Dopo tanta tensione, finalmente si tira il fiato. La scorsa settimana è stata infatti all'insegna di una relativa calma per il differenziale BTP Bund a 10 anni. Lo spread nelle ultime 5 sedute finanziarie è scivolato di 20 punti base, passando da una quota di 307 punti a 287. Si tratta di un calo contestuale al rendimento del decennale italiano, passato dal 3,41% al 3,2%. Sicuramente al miglioramento del dato, sottolineano gli analisti, ha contribuito il clima di maggiore distensione tra Roma e Bruxelles sui numeri della manovra di bilancio. La crescita dell'economia italiana non andrà oltre lo 0,4%. È la stima formulata da Goldman Sachs che nel suo ultimo European Outlook taglia le previsioni di aumento del PIL di 0,6 punti percentuali rispetto all'iniziale 1%. Come spiega la società statunitense guidata dal CEO David Solomon, un deterioramento del quadro dei conti pubblici e le sue possibili conseguenze sul mercato ci porta a rivedere il nostro outlook per il 2019 a livelli significativamente più bassi. Mentre l'attesa è che l'Italia flirti con la recessione intorno all'inizio dell'anno, ci aspettiamo che questo abbia un effetto modesto sulla più ampia domanda europea, a condizione che le ripercussioni siano limitate ai tradizionali collegamenti commerciali, conclude Goldman Sachs. Alto rendimento fino all'11,7% come nel caso di MPS. Gli spread offerti dal settore finanziario sono tornati appetitosi e a sostenerlo sono diversi analisti. All'inizio del mese la di Unicredit Jean-Pierre Moustier ha fatto da trendsetter impegnando 530.000 euro in obbligazioni perpetue del gruppo al valore di 108,98 cedola al 9,25%. Si tratta appunto di obbligazioni subordinate, titoli che, in caso di inadempienza di pagamento da parte dell'emittente, saranno rimborsate per ultime dopo che saranno soddisfatti gli obbligazionisti senior. Nel frattempo il modello Moustier ha fatto scuola in Italia. Il 23 novembre Giuliana Pedranzini, sindaco effettivo del credito valtellinese, ha investito 100.000 euro in bond del proprio istituto. Circa un quinto dei profitti delle società di gestione attive in Italia deriva dalle commissioni di performance. E quanto emerge da un'analisi effettuata dall'ufficio studi di Money Farm, che ha preso in esame i primi 5 gruppi finanziari italiani, che sono sia produttori che distributori di fondi. Secondo il report, nel 2017 il rapporto tra gli utili di queste società e le commissioni di performance è stato in media superiore al 20%. L'incidenza varia però a seconda dei player presi in esame. Per Fideuram e il gruppo UBI il peso delle commissioni di gestione sugli utili è molto basso. Nel caso invece di altre 3 società come Banca Mediolanum, Banca Generali e Azimut, l'incidenza della fee di performance arriva invece a superare il 50%. Un piano strategico triennale con obiettivi di crescita ambiziosi che passano anche dall'espansione oltre confine. È quello presentato da Banca Generali agli investitori e agli analisti nell'ambito dell'Investor Day svoltosi a Londra. Nel piano al 2021 l'istituto guidato da Gianmaria Mossa definisce le strategie per accelerare la fase di sviluppo, superando le incognite dei mercati e le criticità come la pressione sui margini, ampliamento dell'offerta private, slancio ai servizi digitali per i clienti e sviluppo internazionale.
L'obiettivo è raggiungere nel 2021 masse comprese tra i 76 e gli 80 miliardi di euro, le 58,5 attuali, grazie a stime di raccolta di almeno 14,5 miliardi, di cui 2,1-3,4 provenienti dalla Svizzera. La Banca del Leone ha infatti comunicato di aver siglato un'intesa per rilevare il 90% della boutique di Lugano Valeur Fiduciaria, specializzata nei servizi private. Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com ed è CNH Industrial Buy per Banca Akros con target a 12,60 euro dopo apertura in mattinata a 9 euro. Una valutazione in cielo fatto che negli USA l'amministrazione Trump ha decretato di aumentare l'uso di biocarburante del 3,3% nel 2019. Vediamo infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica è un prodotto di Franklin Templeton, mentre ultima posizione per DWS. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un augurio di buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com